processo di italianizzazione del Milan può aiutare? Fantastico. Io mi vergogno di essere italiano, ma anche voi vi dovreste vergognare, perché per avere successo siamo disposti a vendere l'anima al diavolo. Non abbiamo una dignità, non abbiamo un orgoglio italiano. Ci sono squadre con 15-16 stranieri. Quando si mette, e ci sono tutti questi, perché si mette il business al primo posto. E quando si mette il business al primo posto, il calcio non può aver successo. Se poi andate a vedere storicamente, quando ci sono state le invasioni degli stranieri, non solo la nazionale è andata male, ma anche le squadre di club. Momento d'oro è stato dall'89 al 2003-2005, dove in 11 competizioni siamo arrivati in finale nella Coppa UEFA 10 volte, vincendolo 9 volte. Adesso è dal 2000 che non ci siamo più andati. In 11 competizioni siamo andati in finale 8 volte con la Champions e c'erano pochissimi stranieri, ma bravi. Oggi vedevo il torneo di Viareggio. Io non sono razzista, ho avuto Rijkaard, però vedere così tanti giocatori di colore, vedere così tanti stranieri, è un'offesa per il calcio italiano. Io sono stato a Real Madrid, avevamo i giocatori più famosi del mondo, i giornalisti e i tifosi ci criticavano perché non c'erano ragazzi della cantera e spagnoli. Quanto mai in Italia succede questo? Siamo proprio un popolo, non dico quello che penso, ma che non ha dignità oltre a non avere orgoglio per il proprio paese. Sfruttando la sua grande esperienza nel calcio italiano e non solo, vuol dire che comunque conosce a 360 gradi il mondo del calcio, se la sente di dare un giudizio sull'uscita di Lotito, sulle dichiarazioni della telefonata con il DG dell'Ischia Iodice? A volte un bel tacere non fu mai scritto. Finito. Però insomma, se dovesse fare un commento anche breve. No, il commento è questo. È un paese molto permissivo in tutti gli ambiti. Il calcio è la metafora della vita sociale e politica di un paese. E quindi molte volte debordiamo, anzi quasi sempre. Con la sua esperienza, lei le ha dato un consiglio a Inzaghi? No, io non do consigli a nessuno. Inzaghi è per me un ragazzo che avrà un grande futuro e sono convinto di questo. Bisogna avere pazienza e bisogna, nel calcio, poche idee ma chiare. Questa è la regola. Però bisogna averle poche ma chiare. Ecco. L'ultimissima considerazione è su Montella. Tra i tecnici cosiddetti emergenti è il migliore? Sta capitando una cosa strana, l'ho scritto anche l'altro giorno, sta capitando una cosa strana. In un ambiente così poco positivo, propositivo, paziente, poco programmatore, parlo in generale, dove i tifosi sono irrequieti, i dirigenti anche, la stampa, molti di voi purtroppo cercano lo scoop senza sapere, quindi montano tutte queste situazioni. Stranamente ci sono un gruppo di allenatori ottimisti. L'ottimismo è o si è dei kamikaze o vuol dire che c'è alla base una conoscenza. E l'ottimismo crea la base per la costruzione, per creare uno spettacolo che non è richiesto in Italia. Lei ha mai sentito dire da qualcheduno lo spettacolo? No, perché non sanno neanche giudicarlo. Però c'è un gruppo, e Montella fa parte di questo, ma non so, che l'Empoli vada a giocare a San Siro, ma che vada in tutti gli stadi, perché l'ho visto con la Roma, con il Napoli, vada a giocare a San Siro e per 20 minuti non fa passare la metà campo al Milan, è il mondo che va dall'altra parte. E quindi tanto di cappello e capire quanto è importante avere idee e lavoro e avere giocatori disponibili. Guardi, quell'ultima cosa che dico, perché poi dopo mi ripeterei, lei ha presente una macchina? Certo. Benissimo. Lei c'ha una Ferrari, io una 500, ma lei non ha la benzina.
Chi arriva prima? Arriva prima lei. Ah, allora ci vuole la benzina. La benzina è la motivazione, l'entusiasmo, la generosità, lo spirito di squadra. Poi, dopo la benzina, per andare avanti, che cosa ci vuole? Ci vuole un buon pilota anche. No, prima ci vuole il motore, perché se non ha il motore, lei non va avanti. Però poi anche il pilota conta. Aspetti. Lei va avanti senza motore. Senza motore ci va avanti. E senza benzina? Neanche. Allora, le due cose più importanti sono la benzina e il motore. La terza, il pilota, che può essere più o meno bravo e ti fa fare un salto in avanti o un piccolo salto indietro. Quando voi avrete capito tutte queste cose, vorrà dire che siamo sulla strada giusta per andare a competere con gli altri. Buona serata a tutti. Grazie mille.